Buongiorno, oggi annunciamo l'esecuzione di un'operazione di grande importanza, di largo respiro. Ci sono stati 37 arresti, una grande operazione perché è espressione di una collaborazione molto stretta fra Italia e Albania. Le forze di polizia, in particolare la DIA per quanto riguarda l'Italia e la polizia albanese, hanno proceduto a sviluppare indagini nell'ambito di una squadra investigativa comune. Qui con me il procuratore nazionale anticorruzione e contro la criminalità organizzata, Arben Kraja, con il suo magistrato Vladimir Mara, che appunto è stato peraltro il direttore, insieme al nostro magistrato di Bari, della squadra investigativa comune, il procuratore di Bari, il generale Governale, che appunto è il direttore della DIA. È una grande operazione perché ha riguardato un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che ha portato al sequestro di tonnellate di marijuana, hashish e grossi quantitativi di cocaina. Un'organizzazione che ha spaziato fra l'Albania e l'Italia e verso proiezioni internazionali di altri paesi. Ed infatti le stesse contestazioni appaiono aggravate dall'aggravante della transnazionalità, proprio in considerazione di queste grandi proiezioni. Io tengo a sottolineare alcuni aspetti, in particolare il ruolo che ha svolto Eurojust, è stato l'organismo che con Filippo Spiezia, membro italiano e vicepresidente dell'organismo internazionale, ha sviluppato le relazioni fra i due paesi e ha posto appunto il collegamento strettissimo fra gli stessi anche attraverso riunioni di collegamento. Ugualmente il nostro magistrato di collegamento, Francesco Mandoi, particolarmente vicino all'Albania, all'autorità giudiziaria albanese, ha sviluppato con grande impegno e assiduità le attività necessarie appunto per mantenere vivo il coordinamento e il collegamento investigativo. Devo dire che con l'Albania c'è uno strettissimo rapporto, un rapporto che oramai risale ad anni fa, e questo si è proiettato anche nell'ambito di uno sviluppo enorme di squadre investigative comuni e di attività investigative sviluppate sui nostri territori, nazionale, italiano e albanese. Lo sviluppo è stato talmente ampio che addirittura anche in Albania abbiamo cominciato ad avere collaboratori di giustizia. E questo è l'altro dato che tengo a sottolineare, perché laddove diventa efficiente la macchina giudiziaria, è lì che il trafficante, nel momento in cui ritiene di dover collaborare, si affida, ma si affida a un'autorità giudiziaria nella quale ha fiducia. E questo è un dato di grande importanza. Devo ancora sottolineare come la cooperazione sia l'unico strumento attraverso il quale è possibile affrontare il tema del traffico internazionale di stupefacenti. Una cooperazione che fra Italia e Albania avviene oramai in modo immediato, diretto, senza interruzioni, e come se fossimo tutti sullo stesso territorio, come se fossimo un'unica nazione. È come se ci muovessimo nell'unica direzione possibile, che è il contrasto alla criminalità organizzata che opera oramai a livello transnazionale. Il nostro procuratore Giuseppe Volpe è stato impegnato non solo in questa, con i suoi procuratori aggiunti e sostituti, non solo in questa, ma in tante altre operazioni. Questa però è, insieme a quella dello scorso anno, la più grande operazione nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata albanese e italiana. Bene, io mi fermo qui e do immediatamente la parola a
al procuratore Arben Kraja, il procuratore albanese contro la corruzione e la criminalità organizzata, procura speciale. Prego, procuratore. Grazie, procuratore. Përshëndetje të gjithëve në emër të Prokurisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Ju falenderoj për ftesën për të marrë pjesë në këtë konferencë dhe gjithashtu për të shprehur opinionin tonë dhe gatishmërinë tonë në lidhje me skuadrën e përbashkët që ne kemi realizuar deri tani. Un saluto a tutti i presenti in questa sala e un ringraziamento per l'invito a partecipare in questa riunione e per offrire le nostre opinioni su questa operazione congiunta tra Italia e Albania. Un kam ardhur në Rom me 7 shkurt dhe kam firmosur marrëveshjen e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit me zotin prokurorin Deroa, edhe në ato takimin e parë që patëm ishte ideja se duhet jemi konkret në realizimin e funksioneve tona. Dhe besoj që sot jemi konkret në aksionin që kemi realizuar. Io sono arrivato a Roma il 7 febbraio e abbiamo sottoscritto con il dottor De Rao un memorandum of understanding per la cooperazione tra le nostre procure e la nostra principale idea era quello di essere attivi e questo qua e questa opera qua è una di queste cose. Skuadra e përbashkët hetimore, unë ndaj të njëjtin mendim, janë përgjigja më mirë, më efektive që mund të jepet krimit organizuar i cili funksionon në rrafshin ndërkombëtar. Le squadre investigative comuni sono la risposta migliore che si può sostenere contro il crimine organizzato a livello internazionale. Dhe në këtë rast duhet falenderoj edhe unë Eurojustin për ndihmën që ka dhënë krimit së skuadrës dhe mbështetjen e saj gjatë gjithë veprimtarisë. E colgo l'occasione per ringraziare Eurojust per il supporto che ha dato a questa squadra investigativa comune. Ajo që duhet të them është që operacioni përbashkët ishte i suksesshëm, u realizuan në të njëjtën kohë me një koordinim perfekt midis dy strukturave, pra policore shqiptare dhe italiane, por edhe midis dy prokurorive. Volevo sottolineare il fatto che questa operazione è stato un successo coordinato dalle forze di polizia delle due parti, anche non solo dalle polizie, ma anche delle procure rispettive. Reja që ne kemi sjellur pak në Shqipëri në lidhje me këtë hetim, është fakti që nuk kemi kufizuar vetëm në identifikimin dhe arrestimin e personave përgjegjës për trafiku ndërkombëtar, por kemi ngritur edhe hetime dhe akuzë për pastrim produktesh veprës penale dhe njëkohësisht kemi arritur të sekuestrojmë dhe produktet e veprës penale në një vlerë të konsiderueshme në këtë lloj operacioni. La parte importante di questa operazione è che noi in Albania non siamo solo riusciti ad arrestare le persone, ma siamo andati oltre sequestrando i beni con origine criminale, sequestrando i beni creando le accuse contro il riciclaggio del denaro sporco. Jemi të vendosur dhe duhet garantoj këtu kolegët italian që edhe ekipet e tjera të përbashkëta që i kemi të vazhdojmë me të njëjtin ritëm dhe me të njëjtin seriozitet deri në përfundimin e hetimeve me rezultate konkrete. Siamo qui anche con gli altri colleghi italiani e voglio dare la mia parola dicendo che anche le altre squadre investigative comuni qua daranno gli stessi risultati positivi che abbiamo ottenuto fino ad ora come questa squadra investigativa comune. Ajo që do vazhdojmë të bëjmë në Shqipëri në këtë rast është do hetojmë deri në fund, deri në detaje për përgjegjësitë e mundshme ligjore të autoriteteve shtetërore të cilët kanë lejuar apo kanë favorizuar ndodhjen e këtij aktiviteti kriminal. Quello che faremo da ora in poi in Albania è quello di investigare le responsabilità delle autorità in Albania perché hanno permesso di
di effettuare questa attività criminale in Albania. Dhe kushdo që tjetë i përfshirë në aktivitetin kriminal dhe që të provohet, pa diskutim do dërgohet para përgjegjësisë penale e para gjyqit. E chiunque sia che con le prove verrà si avranno le prove che è stato coinvolto in questa attività criminale andrà di fronte alla giustizia Dhe pas gjatë më shumë ju falenderoj dhe besoj në bashkëpunimin tonë të mëtejshëm dhe jemi sigur që do kemi sukses në skuadrat e tjera. Senza prolungare questo discorso, vorrei ringraziare per l'incontro e penso che anche le altre squadre investigative comuni avranno successo come questo di oggi. La ringrazio. Buongiorno a tutti, sono il procuratore distrettuale di Bari, ancora per pochi giorni. Voglio sottolineare questo, nella società globalizzata che caratterizza i nostri tempi, anche la criminalità si muove come un fiume in piena che inonda delle aree geografiche e via via lungo il percorso allaccia relazioni, si avvale di contributi anche di criminali locali per potenziare i risultati dei propri traffici. La direzione distrettuale antimafia di Bari ha da tempo compreso che alcune forme di criminalità organizzata albanesi utilizzavano le sponde adriatiche della regione Puglia per trafficare in droghe, soprattutto marijuana, hashish, ma anche cocaina. Ha dunque avvertito da sempre l'esigenza di contrastare questo tipo di criminalità che, tra virgolette, ripeto, possiamo definire globalizzata perché si avvale anche di manovalanza locale di etnia diversa da quella del gruppo che guida queste operazioni, ha capito, dicevo, la DDA di Bari che occorreva in qualche modo globalizzare anche le indagini e dunque creare alleanze. Noi abbiamo oggi concluso questa operazione con risultati estremamente positivi per i quali io devo ringraziare Eurojust, la Procura Nazionale Antimafia, la Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata Albanese e soprattutto la DIA che ha operato assai proficuamente. Ringrazio anche il Generale Governale per l'ospitalità che oggi ci offre. Ecco, io dicevo, si è creata questa alleanza tra istituzioni diverse per contrastare un fenomeno che ha visto impegnati nei traffici oltre 3,5 tonnellate di stupefacenti, sequestri di beni per oltre 4 milioni di euro in questa operazione, ha visto, dicevo, la criminalità organizzata albanese avvalersi anche di manovalanza pugliese. Ci sono infatti anche cittadini italiani che sono attinti dalle misure custodiali, ci sono beni anche di cittadini italiani, oltre a beni consistenti di albanesi, in Albania soprattutto. È coinvolta nell'operazione anche una figura sintomatica della partecipazione a volte a questi traffici, in qualche modo con il loro contributo, di personalità deviate delle istituzioni. Quindi si tratta di un'operazione che a vasto raggio ha colpito diversi soggetti. Credo di dover quindi ringraziare tutti quelli che hanno collaborato in questa indagine, in particolare la Procura albanese SPAC cosiddetta,
ma soprattutto i miei sostituti, il dottor Ettore Cardinali, che ora vi potrà riferire i dettagli dell'operazione, e le colleghe Lidia Giorgio e Daniela Chimienti. Grazie a tutti. Bene, possiamo dare la parola al vicepresidente di Eurojust, Filippo Spiezia, ringraziandolo per essere presente. Buongiorno signor procuratore nazionale antimafia, un saluto a tutte le autorità presenti, al generale Governale, ai magistrati, al procuratore Volpe, al procuratore Abencraia, ai colleghi tutti. Oggi viene portata a compimento un'azione investigativa e giudiziaria che si caratterizza, è stato già detto, per l'eccellente livello di cooperazione tra Italia ed Albania, tra le competenti autorità italiane ed albanesi, a cui va il credito, va il merito di questa azione condotta sul campo. E dal punto di vista di Eurojust vorrei sottolineare che non soltanto l'eccellenza della cooperazione, ma il carattere esemplare di questa squadra investigativa comune. Vedete, noi abbiamo istituito nel corso di questi anni, a partire dal 2016, da quando la normativa italiana si è adeguata a quella europea, diverse squadre investigative comuni, diverse decine. Questa squadra ha tuttavia una peculiarità. Perché ha un carattere esemplare? Perché si è intesa proiettare con un approccio strategico rispetto ai fenomeni criminali indagati. Quando nel mese di luglio del 2017 i nostri colleghi della Procura di Bari ci rappresentarono questa esigenza di istituire una squadra con le autorità albanesi, ecco, recepimmo quella loro vocazione e indicazione ad avere un ombrello ampio, aperto, uno strumento con una prospettiva strategica, cioè non limitata soltanto a singoli episodi, a singole attività di spaccio di traffico internazionale, proprio per investigare a tutto tondo, con una prospettiva di lungo periodo, su questi fenomeni criminali transnazionali, così come ha ricordato il procuratore Volpe. E questo è un connotato che fa di questa squadra un modello anche per il futuro e anche per altri partner europei. Infatti questa esperienza è stata già valorizzata in ambito Eurojust, perché noi abbiamo invitato le autorità albanesi e i colleghi della Procura di Bari a rappresentare questa loro esperienza agli altri partner europei, alle altre rappresentanze nazionali che ancora non hanno ottenuto analoghi successi e non hanno ancora vissuto analoghe esperienze giudiziarie ed investigative. Quindi questo carattere esemplare si proietta anche come modello per il futuro, per la cooperazione con altre autorità giudiziarie europee. Come Eurojust e come rappresentante italiano sono davvero felice di aver potuto contribuire al buon esito del coordinamento internazionale di un'operazione che per i cui esiti i meriti vanno ascritti esclusivamente alle forze di polizia, alla DIA e alla polizia e all'autorità giudiziaria albanesi e alla Procura di Bari, che ha saputo imprimere con il supporto della DNA questa dimensione strategica alla singola attività, alla squadra investigativa comune. Con questi auspici noi vogliamo continuare a lavorare e soprattutto vorrei evidenziare come ultimo riferimento questa prospettiva molto importante che è particolarmente di cui abbiamo fortemente bisogno nei nostri procedimenti, quello della costante attenzione ai profili del contrasto patrimoniale, e quindi la particolarità di questa squadra investigativa è che ha saputo toccare sia l'aspetto
dello smantellamento, direi, dell'organizzazione criminale in quanto tale, che i profili del contrasto patrimoniale a tutte le forme di illecito arricchimento, la lista, l'elenco dei beni sottoposti a sequestro in vista della confisca è impressionante, e questo è particolarmente apprezzato anche in ambito europeo, dove normalmente questo è noto, si stenta ad ottenere e conseguire questo tipo di risultato che, ripeto, attiene al profilo patrimoniale delle attività illecite. È noto che in Europa è stato stimato che soltanto il 98% dei proventi, ben il 98%, chiedo scusa, dei proventi illeciti sfugge a un'azione di sequestro e confisca. Ecco, con questa operazione potremmo dire introduciamo una best practice che potrebbe essere utile per invertire queste proporzioni e aprire nuove prospettive di lavoro anche per le altre autorità giudiziarie europee. Colgo l'occasione per ringraziare il generale Governale per la ospitalità che ha inteso concedere oggi anche ad Eurojust in questo importante momento, che segna una sinergia profonda tra tutte le nostre istituzioni, e vi restituisco la linea. Grazie, generale Governale. Ringrazio tutte le persone che sono qui questa mattina, la presenza particolarmente qualificata e numerosa testimonia l'interesse e l'importanza di questa operazione. Mi dicono che ci sono circa 100 testate giornalistiche in questo momento che sono qui collegate. Io volevo solamente soffermarmi su alcuni aspetti che riguardano la minaccia, perché molte volte noi decliniamo tante cose ma perdiamo di vista l'essenza di organizzazioni criminali che si muovono con i tratti della mafia. Un'estrinsecazione di questo tipo è la mafia e l'organizzazione criminale albanese. Un'organizzazione criminale che ha sorpreso nel corso degli ultimi decenni per la sua protervia, per la sua mancanza di scrupoli, anche organizzazioni mafiose importanti quali quelle della Sacra Corona Unita e dell'Andrangheta. Penso a quello che è come si muovono gli albanesi a Milano. Sono organizzazioni criminali molto affidabili, sono organizzazioni criminali che si muovono con grande dinamismo. Dinamismo significa il capo prende una decisione e la decisione assunta si riverbera sul piano operativo immediatamente. Che hanno interessi fuori dall'Albania, e dato che l'Italia storicamente e geograficamente un paese vicino all'Albania, vengono verso l'Italia per fare affari e per guadagnare e investire anche nel loro paese. L'operazione di questa giornata ci descrive essenzialmente la capacità che si è avuto e che soprattutto ha avuto la Procura della Repubblica Antimafia di Bari e la corrispondente di Tirana, di fare squadra. Perché di fronte a una minaccia così intensa, così pervicace, se noi decliniamo il concetto di si fa quanto si deve, non andiamo da nessuna parte. Occorre che le strutture che sono dedicate abbiano voglia di contrastare e che perseguiscano lo stesso fine. Siamo passati dall'epoca del coordinamento tra le forze di polizia nazionali all'epoca e del futuro del coordinamento e dell'integrazione con forze di polizia di paesi amici ed alleati.
Il concetto di squadra investigativa comune non è un concetto burocratico o uno slogan, significa condividere sul piano operativo gli stessi rischi e le stesse responsabilità. Stanotte operatori della DIA hanno operato in Albania assieme ai colleghi albanesi e così si è fatto in Italia, si continua a fare secondo un processo che ha dato risultati rilevantissimi. Un processo che dobbiamo noi estendere e la presenza del rappresentante italiano presso Eurojust ci serve come chiave per aprire la porta della sensibilità. Dobbiamo dircelo francamente che ancora l'Unione Europea non ha inserito tra gli obiettivi prioritari di lotta la lotta alla mafia. Noi anche in questo momento in cui dovremo faticosamente gestire la ripresa del nostro paese, dobbiamo tenere conto che se non si fa squadra, se non si muove dinamicamente e con la stessa forza, con la stessa vis che hanno le organizzazioni criminali, noi non otterremo risultati efficaci. La mafia tra poco lascerà il momento dell'attesa, il momento dell'incudine per trasformarsi in quello del martello cui percuotere. Ha la forza, ha l'affidabilità, ha la capacità operativa, ha soprattutto la capacità di corruzione. Noi possiamo rispondere attraverso la professionalità, ma la professionalità non basta, perché se no l'avremmo battute. Loro si muovono in un mondo loro, del loro territorio, del territorio albanese in questo caso, del territorio della provincia di Bari e delle territori vicini, dove trovano purtroppo per noi consenso. E quindi io mi sento di salutare in maniera molto positiva questa presenza qui dei magistrati e dei colleghi della polizia albanese. Spero e sono convinto che sarà una tappa in un percorso che reputiamo particolarmente remunerativo sul piano della lotta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Vi ringrazio. Allora, il procuratore Giannella, buongiorno, se vuole intervenire. Buongiorno procuratore, buongiorno a tutti, solo due parole perché non voglio rubare tempo ai dettagli dell'operazione, ma soltanto per dire che la lotta alla criminalità organizzata transnazionale ha bisogno di nuove idee, ha bisogno di innovazioni. Queste innovazioni sono frutto ovviamente di normative adeguate, ma anche della intelligenza e dell'intuizione di alcune persone che sanno innovare, che sanno inventare nuove idee e che sanno poi praticarle. È però necessario, e già qui mi fermo, che questa straordinarietà, che questa capacità straordinaria di inventare nuove soluzioni diventi ordinaria, che questa operazione straordinaria, io spero, diventi invece ordinarietà nella lotta alla criminalità organizzata. Questo è un esempio, ma è un esempio che va seguito e va implementato nelle normali, direi quasi normali, attività delle procure italiane e dei rapporti che le procure italiane hanno con le altre autorità estere. In questo Eurojust ha svolto un ruolo straordinariamente grande ed insostituibile. Grazie. Allora, il collega collega Cardinale. Sì. L'idea di questa indagine è che
L'idea di fondo di questa indagine è che se la criminalità è organizzata, anche lo Stato deve essere organizzato. Se i gruppi organizzati si organizzano a livello transfrontaliero, anche le autorità giudiziarie e le forze di polizia si devono organizzare in maniera transfrontaliera. E quindi, alla fine, l'aspetto più importante è che in questa indagine sono cadute le frontiere. Perché? Perché lo sforzo dell'autorità giudiziaria qui è stato colto attraverso la creazione di un pool da parte della DDA di Bari, di cui io sono componente insieme alle colleghe Lidia Giorgio e Daniela Chimienti, e lo stesso aspetto è stato colto in Albania, dove è stato creato un pool il cui capo era Vladimir Mara, e insieme abbiamo lavorato, perché quando si è in una squadra investigativa comune, la squadra non deve essere solo sulla carta, ma è nella dinamicità, perché è una rogatoria aperta e segue le dinamiche dei gruppi criminali. L'aspetto peculiare di questa indagine, ripeto, è stato che insieme al collega Vladimir Mara e grazie alla estrema professionalità che si è creata nel tempo con il personale della DIA, abbiamo colto delle occasioni investigative. Nel loro dinamismo abbiamo effettuato gli interrogatori dei collaboratori di giustizia, che sono stati preziosamente utilizzati dal punto di vista probatorio in questa indagine, collaboratori di giustizia di nazionalità albanese, e li abbiamo effettuati questi interrogatori insieme, cogliendo gli aspetti anche dell'aggressione al patrimonio, quindi interrogatori dedicati, interrogatori fatti insieme. Abbiamo effettuato delle operazioni di osservazione da parte del personale della DIA direttamente in Albania. Abbiamo fatto, grazie ai colleghi albanesi, anche degli arresti cui sono seguiti delle condanne direttamente in Albania, e queste sono state delle scelte strategiche che si sono rese necessarie nel corso delle indagini, a volte neanche pianificate all'inizio. Perché? Lavorando insieme come una vera e unica squadra, abbiamo piegato anche gli obiettivi investigativi alle dinamiche dei gruppi criminali organizzati. E l'importanza degli strumenti normativi che sono stati dati, quindi il supporto per poter creare la squadra investigativa con la luce che ci proveniva sempre dalla Eurojust e quindi dai preziosi consigli e dalle riunioni che periodicamente abbiamo effettuato con Eurojust, unitamente agli apporti investigativi della DNA che ci ha segnalato anche dei collaboratori di altre procure, abbiamo poi coronato questo sforzo oggi con un'esecuzione effettiva di soggetti anche in Albania e in Italia. Io penso di aver concluso. Vladimir Mara, se vuole dire due parole, prego, sull'indagine, grazie. E poi chiudiamo con il capo della polizia albanese. Përshëndetje të gjithëve. Prokuror Vladimir Mara. Sono il procuratore Vladimir Mara. Infatti mi ha dato bashku me zotin Kraja në takim. Siamo venuti insieme con il signor Kraja in questo incontro. Falenderojmë gjithë pranishmit, qoftë për këtë takim të sotshëm, qoftë për gjithë mbështetjen e dhënë gjatë gjithë hetimit deri më sot. Vogliamo ringraziare i presenti qui non solo per l'incontro di oggi, ma anche per tutto il supporto che ci hanno dato durante tutta questa attività investigativa. Unë spari të shatë falenderoja në fakt kolegun tim, zotin Kardinali, Ettore Kardinali. Volevo prima di tutto ringraziare il mio collega Ettore Kardinali. Dhe zonjën Lidia. E anche la signora Lidia. Për gjithë punën e shkëlqyer që kemi bërë gjatë gjithë kohë. Per il eccellente lavoro svoltosi durante questo periodo. Për shkëmbimin e eksperiencë. Per lo scambio di esperienze. Dhe për rezultatet fantastike të arritura. E per i risultati eccellenti già avuti in questa operazione. Ndërkohë do të falënderoj dhe kolegët e DIA-s, të cilët në çdo moment kanë qenë pjesë e kësaj skuadre, kanë dhënë maksimumin e duhur. Vorrei ringraziare anche i colleghi della DIA che ci sono stati presenti durante tutti
le attività investigative di questa operazione? Të cilët ka qenë prezent qofsh Shqipëri, qofsh Itali? Quali sono stati presenti in Albania anche in Italia? E kanë bërë një punë absolutisht të shkëlqyer. Hanno fatto un lavoro eccellente. Atëre krimi organizuar, siç u përmendëm më parë, nuk njeh racë, nuk njeh kufi, nuk njeh ide, nuk njeh gjuhë. Come è stato menzionato anche un po' prima, il crimine organizzato non conosce lingua, non conosce religione, razza. As territorio. E anche territorio. Kjo ka qenë një përgjigje në kohë reale ndaj krimit organizuar. Questa è stata una risposta in tempo reale contro il crimine organizzato. Atëre rezultatet u përmendën nga zoti kardinali. I risultati di questa operazione sono menzionati dal dottor Cardinali. Ne kemi vepruar si një skuadër e vetme, në fakt. Abbiamo agito come una squadra unica. Kemi hequr gjitha barrierat burokratike lidhur me shkëmbimin e dhënave në korreale. Abbiamo tolto tutte le barriere burocratiche per quanto riguarda lo scambio delle informazioni in tempo reale. Dhe kemi arritur këto rezultate që sot kemi. E abbiamo avuto questi risultati che noi oggi stiamo presentando. Ne garantojmë gjithë pranimin edhe opinionin publik. Noi garantiamo tutti i presenti e l'opinione pubblica. Se lufta jonë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do vazhdoj. Che la nostra lotta contro il crimine organizzato continuerà. Me gjithë forcën e ligjit. Con tutta la forza della legge. Ju falenderoj. Ringrazio di nuovo. Atëherë desha të përshëndes. Vorrei ringraziare, salutare prokurorin Volpe, i cili ka qenë në krah ton, fakt, gjatë gjithë kohës që në krimin e skuadrës deri më sot. Colui è stato al nostro fianco sin dall'inizio della creazione di questa squadra investigativa comune. Desha të përshëndes zotin Derao. Salutare il signor il dottor Derao. Drejtorin e Dia së Bari, cili është prezent, bashkë me gjithë ekipin, kanë bërë një punë të shkëlqyer. Direktore della Dia di Bari e i suoi colleghi, che hanno fatto un eccellente lavoro. Tre kolegët e mi, zotin Kardinali, me dy kolegët e tjerë të skuadrës. I kolegi magistrati Kardinali e i altri due kolegi della squadra investigativa comune. Eurojustin që kanë bërë të mundur financimin e gjithë primet tonë. Eurojust che ha dato un supporto alle nostre attività investigative. Drejtorin e Dia cilin në mundësoj dhe takimin dhe... Il direttore della Dia che ci ha dato la possibilità di organizzare questo incontro di oggi. Ju falenderoj gjithë. Un ringraziamento a tutti. Falenderoj. Grazie. Grazie. E adesso invitiamo il capo della polizia albanese, Ardi Iverio, ad un suo intervento, ringraziandolo per la grande collaborazione che ha dato alla Dia e quindi a questa operazione. Prego. I nderuar prokuror Derao, i nderuar prokuror Kraja, të nderuar pranishëm. Onorevole dottor Derao, onorevole dottore Kraja, onorevoli presenti in questa riunione. Jam shumë krenar sot që së bashku finalizuam këtë procedim për më shumë se 2 vjet e gjysmë. Dhe ja dolëm me sukses. Sono molto fiero di aver finalizzato oggi questo procedimento penale che ha avuto seguito per 2 anni e mezzo. Me këtë rast dua të falenderoj të gjithë forcat pjesëmarrëse, jo vetëm në operacionin e sotëm, por dhe gjatë ndjekjes në vazhdimësi për gjatë gjithë periudhës. Colgo l'occasione di ringraziare tutte le forze che hanno partecipato per l'esecuzione di questo, non solo dell'operazione di oggi, ma anche a tutte le attività investigative durante questo periodo. Duke përfshirë forcat e policisë shqiptare, ato të Dias dhe skuadrën interforcës në Shqipëri? Includendo qui le forze della polizia, forze della Dia in Albania e anche quelle dell'interforce in Albania. Dhe letë jetë rezultati i këtij operacioni një motiv më shumë për të forcuar akoma më shumë bashkëpunimin dhe arritur rezultate të shkëlqyera në të ardhmen. Che siano i risultati eccellenti di questa operazione un motivo in più per aggiungere altri risultati positivi nelle operazioni successive.
ne ngelemi të gatshëm dhe të angazhuar për të bërë pjesë e suksesit në të gjitha skuadrat e përbashkëta dhe operacionet që do të zhvillohen në të ardhme. Faleminderit. Siamo pronti a essere presenti tutte le attività per investigative per operazioni anche di successo in futuro. Ringrazio. Grazie. Per concludere la dottoressa Giorgio, prego. Bene, io vorrei soltanto commentare le immagini che si stanno vedendo ripetutamente sullo schermo e che riguardano gli involucri che sono stati sequestrati nel corso delle attività della squadra investigativa comune a Saranda. È un aspetto sul quale è importante fare luce, perché vi è stata la prova effettiva di quanto sia utile la squadra investigativa comune. La Polizia Giudiziaria Italiana si è recata in territorio albanese, ha potuto effettuare congiuntamente alle forze dell'ordine albanese un pedinamento che si è protratto per 3 giorni e ha ricevuto un immediato ausilio nell'acquisizione di tutte le informazioni che erano necessarie per individuare soggetti di interesse investigativo e veicoli di interesse investigativo. Per intenderci, avveniva contestualmente l'intercettazione delle conversazioni a bordo di veicoli degli indagati e avvenivano anche le intercettazioni in Italia degli indagati. È stato così possibile individuare il camper nel quale erano stati nascosti quegli involucri, quella distesa di 415 involucri che contenevano 96 kg di hashish e 363 kg di marijuana. Ed è interessante notare che questi involucri erano stati nascosti sotto la plafoniera che l'autocaravan era di proprietà di un soggetto italiano, il quale precedentemente si era recato in Albania con l'indagato albanese, il che aveva portato ad intuire che questo ulteriore spostamento, anche alla luce delle conversazioni intercettate, potesse preludere proprio all'acquisizione di un quantitativo, che è quello che poi vedete, assolutamente importante, di sostanze stupefacenti. E quindi concludo semplicemente evidenziando la prontezza dell'intervento e l'elasticità dell'intervento della SIC, che consente di adeguarsi alle situazioni via via che si svolgono, eventualmente anche prevenendo mutamenti di mutamenti nei comportamenti degli indagati che avrebbero potuto impedire l'acquisizione della sostanza. Nel caso di specie si è deciso di intervenire a Saranda proprio perché dalle intercettazioni si è avuta l'intuizione, in cui la PG è stata assolutamente pregevole, che in realtà una volta passati dall'Albania in Grecia sarebbe stato difficile recuperare il carico a causa di non meglio precisate complicità anche delle autorità preposte al controllo della dogana in Grecia, per la quale appunto si è deciso di intervenire in Grecia con i risultati che voi avete visto e che si sono tradotti nell'immediatezza dell'arresto di quei italiani e nel successivo poi arresto del broker che è avvenuto appunto oggi. Grazie. Grazie per avermi dato la parola, dico solo che è un onore lavorare con un'attività giudiziaria così avanti, mi riferisco sia a quella nazionale, la procura distrettuale di Bari, sotto stretto coordinamento anche la procura nazionale, e alle autorità albanesi con la procura speciale anticorruzione e anticriminalità organizzata. Speriamo di farne tante altre di questa operazione, non avrei nient'altro da aggiungere, grazie. Quindi possiamo chiudere. Grazie a tutti, buon lavoro.
TGR Puglia, se vuole fare qualche domanda. Sì, volevo sapere, ecco, nelle intercettazioni che cosa si dicevano, questo, anche capire un po' questo consolidamento a livello territoriale, c'è anche un carabiniere coinvolto e quindi come hanno agito un po' per quelli della DIA, soprattutto la DIA di Bari, ecco. Se ci sono delle ramificazioni, si stanno continuando anche le attività, perché magari c'è qualche altra cosa, c'è una scia di questa indagine. Quanto riguarda il coinvolgimento, le conversazioni intercettate proprio dopo i fatti di Saranda, dopo il sequestro e l'arresto a Saranda, hanno portato appunto ad individuare questi rapporti illeciti con una persona appartenente alle forze dell'ordine, rapporti illeciti che si sono sostanziati, come emerso dalle conversazioni telefoniche, nel fornire informazioni riservate attraverso accessi abusivi a quelle che sono le banche dati delle forze dell'ordine e nel fornire anche documenti e dati. Scusate, non si sente niente. Dicevo, proprio seguendo queste conversazioni si è riusciti a arrestare il cittadino albanese che era coinvolto nell'organizzazione del carico fermato a Saranda. Nel momento in cui si trasferiva, questo avveniva a settembre 2018 presso l'aeroporto di Napoli Capodichino, da parte della DIA e della Polizia di Frontiera, si è riusciti a fermare nel momento in cui con tutta la sua famiglia cercava di imbarcarsi per trasferirsi nel nord Europa, appunto con documenti falsi, tra l'altro anche organizzando comprando biglietti per depistare quelle che potevano essere le ricerche da parte delle forze dell'ordine. E si è poi risaliti attraverso appunto l'analisi delle conversazioni e altre attività operate più classiche alla identificazione del carabiniere coinvolto. Diamo la parola a Grazie mille. Avevo due domande, una per onorevole De Rao, che avete creato una collaborazione di fiducia con il nostro SPAC, ma sarà un'altra operazione o è solo l'inizio per il pesce grosso, come voi avete dato in Albania nelle vostre visite, che c'è mafiosi o crimine organizzato che investe le sue soldi in Albania. E l'altra ce l'ho per il signor Kraja, la seconda domanda, che è possibile. Cortesemente potrebbe ripetere la domanda perché non si è capito molto bene qui in Italia. Ok, nelle sue visite in Albania voi avete spiegato che gli albanesi o i mafiosi portano i soldi per investire in Albania. Questo che oggi è un capo mafioso albanese è un pesce grosso o è un trafficante urbano? Per voi? Per noi è innanzitutto un trafficante internazionale di droga e risponde quindi dei reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.
È evidente che nell'ambito dell'organizzazione della droga in campo internazionale si assumono anche delle modalità comportamentali corrispondenti a determinati modelli che in Italia finiscono per configurare reati diversi. In Albania reati di questo tipo non sono immediatamente riscontrabili per quanto riguarda l'associazione mafiosa, però esistono ipotesi di reato, fattispecie che anche con le recenti innovazioni legislative hanno finito per replicare forme di contrasto molto incisive e aggressive e molto simili alle misure di prevenzione, il che ha attribuito maggiore forza al contrasto, ma via via rileviamo anche come l'Albania, proprio nell'ambito della condivisione della conoscenza, dell'informazione e della formazione per quanto riguarda le migliori modalità di contrasto alle mafie, sta via via replicando la legislazione italiana, e questo è per la verità un modello di grande rilievo anche per l'Italia, che riesce a trovare in questo modo una legislazione quasi comune. Si dice da anni che la Convenzione di Palermo, che è lo strumento di contrasto internazionale al crimine organizzato, vorrebbe che le legislazioni di tutti i paesi andassero ad uniformarsi su modelli simili, modelli che consentano quindi in qualunque parte del mondo di contrastare le organizzazioni criminali. E l'Albania, nel replicare parte della legislazione italiana nel migliore contrasto alle organizzazioni criminali che trafficano in droga e commettono altri reati, sta appunto arrivando a quel modello che dovrebbe essere un modello condiviso. L'Italia nel contrasto alle mafie ha per l'appunto una specializzazione, un'esperienza che deriva da un contrasto alle mafie che risale ad oltre 70 anni fa e via via si è andata specializzando dagli anni 70, 80, 90 con una serie di innovazioni che vengono condivise da diversi paesi e fra questi in gran parte anche dall'Albania. E credo che i risultati di oggi dimostrino come una legislazione efficiente, con una collaborazione e cooperazione ugualmente attiva e condivisa, riesca a dare risultati importantissimi, come l'operazione di arresti di oggi conferma. Grazie mille, onorevole. Non so che è possibile per fare la seconda domanda. Zodikraja, në hetime që ju keni pasur Shqipëri, ka të përfshirë zyrtar të lartë në mbështetje të këtij trafikanti i cili është krijuar një grupi mafioz? Ci sono altri ufficiali che sono stati coinvolti in questo in collaborazione con questo trafficante arrestato? Duhet të themi që hetimet janë në vazhdim dhe aktiviteti kriminal që është kryer patjetër është kryer në territor të caktuar që mbulohet nga autoritete kompetente që duhet nuk duhet ta lejonin ndodhen në situatat e tilla. Pra. Dëgjohet apo? Atëherë, aktiviteti
që është kryer, aktiviteti kriminal është kryer në territorin e saktuar në Republikën e Shqipërisë, i cili mbulohet nga autoritetet kompetente dhe nuk duhet të kishte lejuar ndodhen në situatë të tillë. Allora, l'attività criminale si svolge in un territorio ben preciso e spetta alle sue, a quelle autorità di svolgere le indagini per questa attività criminale. Ne jemi duke hetuar çdo detaj të mundshëm të përfshirjes së zyrtarëve në këtë aktivitet kriminal, qoftë duke ndihmuar apo duke lejuar ndodhjen e tij. Noi stiamo investigando per evidentare se ci sono ufficiali coinvolti in questa attività criminale, tanto quanto lasciarlo effettuare la sua attività oppure contrastando la sua attività. Okay, për këtë fazës tjetër të hetimit, të rëndësishme është që ne konkluduam sot me masat e sigurimit për autorët e organizatës kriminale dhe për sekuestrimin e pasurive të tyre. È molto importante che noi oggi abbiamo eseguito le misure cautelari e abbiamo sequestrato anche i beni provenienti da attività criminali, attività illecite. Dhe ju garantoj që prokuroria posaçme të njëjtin metodë punë do ketë për të gjitha rastet e ngjashme në vijim. Vi garantisco che la procura speciale avrà lo stesso atteggiamento anche nei procedimenti penali che si svolgeranno in futuro. Elenorba non è collegato? Dai pari.